penso che sia la dimostrazione migliore di chiarezza, di rapporto. Entrare, l'avevo detto prima, e sognare nelle nuvole. Praticamente un biberon è praticamente scoppiato, c'è stato il lancio del tappo, era per dare da mangiare ai leopardini, vabbè. Adesso, e qui si fanno cose stranissime, si mangiano leopardi, mangiano tutto. Vabbè, lo rispiego ragazzi, chi compra questo lotto da 1.068.000 lire ha diritto, oltre ai 6 milioni e rotti di valore del lotto, a farsi regalare da Primo Mercato quello che vuole. Un oggetto a scelta, un orologio, un servizio da tavola, un servizio da caffè, un servizio da tè, un servizio di posate, va benissimo, una batteria da cucina, va benissimo, anche qualcosa in più, non me ne vengono più in testa, uno dei quadretti in oro di Primo Mercato, insomma, quello che volete, voi dite quello che volete e Primo Mercato ve lo regala, ok? Quindi, bambini, volete farvi regalare una batteria da 1 milione? Fatevi regalare una batteria da 1 milione. Volete farvi regalare un servizio di calici? Già ne avete uno che mi sembra che sia sufficiente. Però ne volete un altro in cristallo? Fatevi regalare un servizio di calici in cristallo. Non vi deve costare nulla questo lotto. Ricordo allora, l'ultima carrellata, 1 milione. Ragazzi, per favore. Ecco, grazie, qui erano leggermente distratti, d'altra parte lì capisco con tutte le bestie che ci sono, perché c'è l'aristide, la scimmia, 2 leopardi piccoli, 2 leopardi grossi, c'è anche Gabriele, che roba, si offende subito. Allora, servizio da tavola, servizio da tè, servizio da caffè, servizio di posate, servizio di calici, batteria da cucina, tutto filo oro, tutto naturalmente di altissimo livello, 1.068.000 lire. L'omaggio è quello che volete voi, scegliete l'omaggio che volete. Volete un servizio in argento inglese da tè da caffè, quello che volete. Ed ora mi ripiglio l'immagine perché mi era scappata la parola orologi, una delle cose che maggiormente arriva l'estate, quindi le maniche diventano corte, quindi l'orologino si vede, parliamo di orologi. Noi abbiamo un sogno, da Parigi direttamente, un sogno d'orologio. Andremo a vedere, la regia mi dia l'immagine sulla sua confezione, un'opera di René Valentin. René Valentin è uno dei più grossi, dei più importanti prêt-à-porter francesi che oggi ci siano. Presenta la sua ultima creazione, 1 anno di garanzia, interamente laminato in oro, firmato, se mi date qualcosa per cui sostenerlo mi fate un favore, firmato da René Valentin, l'ultimo sogno al quarzo ultrapiatto, costa 910.000 lire. Un oggetto d'arte, e non per nulla è costosissimo, realizzato, lo dicevamo prima, da uno dei più grossi stilisti francesi. Guardate che spettacolo, bambine. Naturalmente anche all'interno, come vedete, le righe sono tutte in oro, è un sogno, garanzia 1 anno su qualsiasi difetto. Ora ditemi voi, adesso vediamo man mano il bracciale, se possibile, che cosa non è un orologio così, uno spettacolo. La cifra eventualmente da dire è 4 volte meno del suo valore di mercato, e cioè, tenete presente che è tutto laminato oro, ragazzi, quindi costa un capitale, 268.000 lire. Ah, in omaggio, c'è un omaggio, se mi chiedono l'omaggio, beh, ragazze, attenzione, in omaggio vi basta un servizio da tavola per 12 persone da 41 pezzi in porcellana di qualità superiore? Io ve ne faccio vedere uno, naturalmente ve ne arriveranno di tantissimi modelli, perché di orologi ne abbiamo 9, quindi saranno ben 9 i fortunati. Ditemi voi, i servizi da tavola sono tutti a questo livello, come quello che vedremo. Questo è uno dei 9 servizi che daremo in omaggio. Sono tutti in porcellana superiore, oro e dipinti a mano. Tutti e 9. Ditemi voi ragazze, un servizio così vi dico anche cosa costa. Questo per esempio è un Tognana reale, viene a costare sulle 910.000 lire anch'esso. Quindi abbiamo cercato di fare pari col valore dell'orologio, naturalmente, per una questione di logica. Ricordo allora, servizio da tavola in omaggio, saranno diversi tipi ovviamente e voi sceglierete il più bello. Ricordo allora il prezzo, per avere l'orologio, oltre 900.000 lire l'orologio, 268.000 lire, orologio firmato René Valentin al quarzo ultra piatto, 1 anno di garanzia laminato in oro, tutto laminato in oro, con in omaggio servizio da tavola per 12 persone, ricordo, in porcellana dipinto a mano e bordato in oro. Se pensate che solamente l'omaggio costa 4 volte il prezzo che pagate, vedete subito un attimino che cosa può fare per voi Primo Mercato. Ricordiamo allora l'attenzione, l'orologio ultrapiatto firmato da René Valentin con in omaggio il super servizio da tavola. Beh, qui siamo al massimo, siamo arrivati al massimo delle cose, cioè più di così
penso che veramente non si possa fare. Un omaggio che costa 4 volte la cifra detta. D'altronde è giusto, noi avevamo da lanciare questo orologio, non la firma, perché la firma dell'orologio ovviamente si è lanciata abbondantemente da sola, oramai col tempo. Andiamo, ecco qua, perfetto, l'orologio con in omaggio servizio da tavola. Abbiamo voluto lanciare questo modello, lo vedrete nelle migliori gioiellerie da luglio in poi, perciò proprio nei mesi estivi, al suo prezzo. Chi lo vuole può acquistarlo a 268.000 lire e ricevere in dono un servizio da tavola per 12 persone. Ragazzi, un servizio da tavola per 12 persone, poco che costa, e costa sempre 500-600.000 lire, porcellana e oro, poco che costa, ma è difficile trovarli a quel prezzo. Ho ancora un minuto per questo lotto e poi ho una grossissima sorpresa, proprio gigantesca. Però rimaniamoci ancora, ecco, un altro bel dettaglione su René Valentin. Ovviamente c'è il documento di garanzia, e sì che c'è il documento di garanzia, con quello che costa mi sembra il minimo dovuto. Viene consegnato nella confezione in velluto regalo, quindi una cosa piuttosto importante, piuttosto elegante. Ricordo che al quarzo ultrapiatto ha una micropila che viene cambiata una volta ogni anno, quindi non è da caricare o che dia molto lavoro, molto pensiero. Una cosa importante, potete lavarvici le mani ma non fare il bagno in acqua di mare. Se fate il bagno in acqua di mare con l'orologio diventa pericoloso, insomma, e rovinare un oggetto di sto genere è veramente un delitto. Unico e introvabile, cioè non c'è ancora sul mercato, quindi direi proprio che è il, per chi magari sta pensando già alla primavera alle maniche corte, direi che è un oggetto veramente d'arte. Va bene, allora a sto punto il mio tempo per questo lotto è scaduto, mentre non è scaduto il vostro, cioè ricordo che io vado veloce a presentare le cose perché ogni volta ce ne sono poche, e perché a questi prezzi, se io stessi lì mezz'ora, voi direste ma questo è scemo, è chiaro che se a me serve un orologio me lo compro, mi regalano un servizio da tavola, è ovvio. Ed allora, onde evitare di non fare brutta figura con voi, oppure di fare brutta figura con voi, io vado un po' più veloce del normale. So anch'io che bisognerebbe star lì ogni cosa 20 minuti, però sono talmente belle, costano talmente poco che bastano certamente da sole. Ricordo che basta un colpo di telefono al numero che vedete in sovraimpressione sul teleschermo per comprare le cose che volete. Ogni vostro ordine è impegnativo solo se la merce corrisponde a quanto detto in televisione. E prima di pagare controllate ogni oggetto, perciò avete la massima garanzia, la massima sicurezza. Questo è uno dei servizi da tavola per 12 persone in omaggio, con questo orologio laminato in oro firmato addirittura da René Valentin, ricordo, a 268.000 lire e basta, cioè consegnato a casa vostra, dovunque abitiate. Sotto con le telefonate, ragazze, e a me l'immagine. Avete visto quel super lotto da 1.068.000 lire con il regalo a scelta? Pensate che potete, ragazzi, avete potuto scegliere il regalo che volete, più fiducia di così, perché uno dice io voglio un servizio da tavola e voglio un servizio da tavola di quelli da 1.500.000. Nessuno dice niente, ognuno sceglie il regalo, oppure qualcuno poteva scegliere, o ha scelto la batteria da cucina dietetica, ne voglio un'altra dietetica. Ragazzi, ognuno poteva scegliere il regalo che voleva. Una cosa però è rimasta: chi non ha potuto comprare il superlotto, io so che è rimasto innamorato delle posate. Ed allora attenzione all'ultimo lotto di questa prima parte della trasmissione. C'è un ospite che vuole venirci a trovare per chiudere la trasmissione. Ciao, tu me l'hai svegliato? Lui stava dormendo, stava. C'è Aristide che si è fatto graffiare, fai vedere, ti è fatto graffiare il bacino. Vai via tu, vai via, maledetto. Invece non graffia. Anche prendere i leopardi, ci vuole tutta una tecnica particolare, sapete? Mica che si pigliano i leopardi così e quelli non graffiano. Quelli graffiano, solamente insomma bisogna saperli prendere anche loro. Io abituato con i clienti di primo mercato che vogliono mordere tutti i lotti che presentiamo, ecco, sono due fratelli litigiosi, sono questi due, allora piglio anche i leopardi. Beh, a parte gli scherzi, si pigliano così, sapete, come dei gattini. Allora, uno qui, lascia stare subito il leopardino, bingo bongo, lascia stare il leopardino, e due qui. Allora, insomma, ragazzi, vogliamo andarci a vedere le posate da sole? Andiamo a vederci le posate da sole, ok? Poi parliamo di soldi, intanto guardate se vi piacciono. È un servizio di posate composto, l'avete visto nel superlotto, è quello da 2.100.000 lire, composto da 75 pezzi per 12 persone, da 75 pezzi per 12 persone, interamente con i bordi laminati in oro, più le placche, che chiariamolo bene perché è importantissimo, le placche che vedete sono oro puro. Il costo è giustificato da questo.
perfetto l'acciaio, tutte marcate uno per uno, ti credo insomma, 75 pezzi, il valore commerciale le vendono intorno ai 2 milioni di lire, i 3 kg di peso, ragazzi, pesano una barca, pesano tanto, la cifra da dire, questo è l'ultimo lotto di questa prima parte di primo mercato di oggi, è di 250.000 lire e basta a casa vostra, dai, 250.000 lire a casa vostra, ragazze, ma sono un sogno, sono a 250.000 lire, sono un miracolo, sono un capolavoro, sono, ecco quello che sono, oh bambine, ma sono d'oro, eh? I bordi sono in oro, i bordi sono interamente in oro, 250.000 lire, ma scherziamo, ma neanche in acciaio si trovano a 250.000 lire, ricordiamo ragazze che potete telefonare in ogni momento, anche quando io presento oggetti diversi, ricordiamo, a 250.000 lire e basta, compresa IVA, compresa la consegna al vostro domicilio, compreso tutto, 250.000 lire, cifra eventualmente da dire per il lotto completo di 75 pezzi, la confezione è rosso e velluto rosso, è una cosa splendida anche come confezione, perché veramente insomma, oggetti a 2 milioni vanno presentati, non dico che è la scatola che deve costare, ma vanno presentati in maniera decente, vanno presentati benino. Guardatevele con gusto, anzi con mucho gusto, se io fossi spagnolo direi così, e ricordiamoci naturalmente che è un'offerta speciale di questo speciale edizione di primo mercato limitata a questo momento di trasmissione, 250.000 lire, avviciniamoci ancora, vedo che lo stiamo già per fare da tutte le parti, ovviamente sì, sopra e sotto, che caspita, insomma, sopra e sotto, e sono tutte delle piccole sfere in oro puro, oro 1000 su 1000, oro 24 carati con garanzia, mi sembra naturale, ovviamente, che vengono consegnate a casa vostra 250.000 lire, dovunque abitiate. Uno dice, io non ci credo, ragazze, ma provate, provate, mi sembra la cosa, che devo dirvi amiche mie, a voi nuove diciamo nel senso di nuove clienti, a voi indecise, ai clienti di primo mercato non c'ho bisogno di dirli, bambini telefonate e lì sono vostre, ma voi nuove clienti provate, tanto arrivano a casa vostra, le aprite, controllate se sono davvero d'oro, controllate se sono davvero quelle che io ho detto, controllate se sono belle come io ho detto e le pagate dopo, più sicurezza di così non c'è, ma provate, il telefono, la televisione, la telematica e l'informatica sono i maggiori, i nuovi strumenti, il mercato è nuovo, il mercato è grande, il mercato è primo mercato, ricordiamo la cifra per tutto quanto 250.000 lire, un servizio di posate completo, ricordo, completo per 12 persone, composto da 75 pezzi e bambine mie, dico 75 pezzi, sono 75 pezzi. Poi a primo mercato succedono cose strane, vi ricordate il leopardino di un minuto fa? È cresciuto, qui crescono, io poi ho una paura che... No, io c'ho paura per i fatti tuoi, scusa, c'è il leopardo che fa bru, io non è che... Insomma, gli animali sono animali, questo è il leopardo adulto, dico il leopardo adulto è un animale che sgagna, no? Allora, io devo chiudere la... mi dicono che me ne devo andare, è la fine della prima parte? Beh ragazze, ancora 3 minuti, ho ancora 3 minuti vicino al leopardo, Aristide, ma io ti odio a te, eh? Vabbè. Comunque ricordo, attenzione, ricordiamo la cifra, 250.000 lire, la cifra eventualmente da dire praticamente per il servizio di posate, ecco, perché fate grrr, ma non fate grrr, ecco, voi sapete quelle belle pubblicità di lui che ride con due leopardi adulti, ragazzi non è mica vero, non rideva mica, hanno dovuto rifarlo 40 volte perché io c'ho una fifa boia, comunque ecco, per i vostri bambini che imparino anche, buono tu, come si chiama lui, Aria? Scusa Aria, non fa niente lui, è un leopardo, che volete che sia. Ecco, anche per i vostri bambini, degli animali non bisogna avere paura, rispetto sì, però paura no. In effetti un leopardo adulto, anzi due leopardi adulti con dei denti da mezzo metro, che volete che facciano un povero presentatore? Allora, una cosa, comprate il servizio di posate a 250.000 lire e intanto che i vostri bambini si ammirano questi due splendidi esemplari di leopardi, di dov'è il leopardo? Di dov'è il leopardo? Devo lasciarli andare per lo studio? Ma i camere mi scappano. Ah, mi devo sedere lì, perché quando sono seduto lì loro mi mangiano più volentieri. Ah, mi saltano addosso. Come sono contento. Io ho qui un coso, no, che è poi proprietario del Macumba Zoo, che è un ristorante dove si mangiano leopardi, cioè dove i leopardi mangiano la gente. No, non mangiano la gente i leopardi nel tuo ristorante, si mangia benissimo e potete stare... Scusa, non perdi, io non è che ti voglio male a te. Ecco, tu stai lì, che noi siamo d'accordo. Devo praticamente finire la trasmissione. Una cosa, vieni qui, vieni subito qui, porco cane, eh? E non ti permettere che se a me mi fai prendere cappello io mi arrabbio e scappo. Allora, volevo dire...
state buoni tutti e due. Volevo dire questo, voi di Monte Carlo adesso nella seconda parte non ci vedrete, perché Monte Carlo e Telecapodistria staccano il collegamento con Primo Mercato, però ci vedrete domani, sempre ammesso e non concesso che io domani ci sia. No, buoni tutti e due, non fate così. Ecco, insomma, devo proprio andarmene, mi dicono che me ne devo proprio andare. I funzionari addetti ai Leopardi e il sottoscritto Giorgio Mendella vi auguro una meravigliosa giornata e ci vediamo forse con voi di Monte Carlo e Capodistria domani, con voi invece di tutte le altre reti, se siete molto fortunati, mi vedete fra 3 minuti, comprate le posate, che almeno una soddisfazione ce l'ho anch'io. Ciao, no, no, Madonna, se sei grosso, no, 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 per, no, 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 tiramelo via, per favore. Ecco, ci vediamo fra un po', ecco, bravo, ci vediamo fra un po', ciao a tutti.